Buongiorno a tutti, oggi per Digital Coach abbiamo il piacere di parlare con Lorenzo Bernini, Digital Marketing Manager di 925, un brand italiano che realizza gioielli d'argento. Ciao Lorenzo, grazie per essere qui oggi con noi. Ciao Melanie, ciao a tutti, grazie a te. Cos'è 925 e chi è il suo target? 925 nasce nel 2005 con un piccolissimo negozio a Milano, con una proposta di gioielli molto contemporanea e non convenzionale, gioielli in argento, dai quali appunto prendiamo il nostro nome. Diciamo che possiamo dire che non abbiamo un vero e proprio target, nel senso che a differenza di altri brand, che magari sono un po' più classici come gioielleria, 925 offre, grazie anche alla sua varietà di collezioni, diverse proposte per diversi stili e diversi gusti. Da sempre poi il brand è sinonimo di personalizzazione, quindi nel caso non dovessero bastare quelle che sono le nostre collezioni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti la possibilità di creare dei gioielli personalizzati sia su richiesta, quindi proprio da un'idea, vorrei un anello a forma di rana, una cosa del genere, ecco, oppure appunto grazie a quello che è il nostro configuratore online che è MyNoi25. Siete nati da un piccolo store fisico per poi aprirne degli altri ed aprire anche un e-commerce. Come avete reso possibile questo economia vincente tra e-commerce e store fisico? Con tanto, tanto, tanto duro lavoro e con una buona capacità di lettura del dato. Noi apriamo il primo store nel 2005, 7 anni dopo va live il nostro e-commerce e da lì non abbiamo smesso di lavorarci sopra. Sia perché era appunto la nostra vetrina, in primis su tutto il territorio italiano, poi comunque anche sul mondo, sia perché i dati che potevamo leggere da quelle che erano appunto i dati del nostro e-commerce, potevamo riutilizzarli per nuove aperture e per scoprire nuove piazze dove saremmo poi andati ad aprire nuovi store fisici. Il caso eclatante è quello di Monza, che è uno dei nostri store che performano meglio. Avevamo visto che appunto dall'e-commerce avevamo molte visite e molti acquisti da Monza. Abbiamo deciso di aprire uno store su quella piazza e ci ha dato i dati ci hanno dato cioè, i dati sì ci hanno dato ragione, ecco, mettiamo così, o comunque noi abbiamo dato ragione ai dati e poi siamo stati ricompensati da questo. Non siamo un'azienda che non siamo assolutamente un'azienda che mette in competizione il team digital col team retail. Siamo convinti che ci debba essere per forza un lavoro di squadra tra questi due, chiamiamoli mondi. Per far questo abbiamo sempre provato a digitalizzare sempre di più quelli che sono i nostri punti fisici, ad esempio inserendo dei grandi tablet di MyNoi25 all'interno il nostro configuratore online all'interno di ogni store. E poi cercando di arricchire quella che era l'esperienza in store dei nostri utenti, digitalizzandola comunque, facendoli fruire dei contenuti che con i loro smartphone potevano vedere tranquillamente online o su pagine state sui nostri social o comunque con anche progetti in AR. Abbiamo cercato sempre di rendere questi due mondi molto, molto, molto complementari, in modo tale comunque da offrire un'esperienza più ricca e piacevole all'utente. MyNoi25 è il vostro servizio di customizzazione dei gioielli, un modo per mettere il cliente al centro del progetto. Come funziona? Allora, da sempre comunque 925 nasce come laboratorio creativo e il
brand è da sempre sinonimo di personalizzazione. La grossa evoluzione che c'è stata nel tempo è che prima i nostri clienti, che magari sapevano, anzi sicuramente sapevano già di quella che era la nostra offerta di customizzazione, venivano in negozio o comunque anche in sede, raccontavano quello che era il loro progetto e i gioielli venivano realizzati custom su richiesta. Vista la domanda sempre crescente, e visto anche comunque che è sempre stato uno dei nostri tratti distintivi, abbiamo deciso di digitalizzare la cosa e renderla molto più accessibile anche semplicemente a chi non aveva uno store 925 zona. E così nel 2018, fine 2018, vede la luce My 925, che nasce come... fondamentalmente è il primo configuratore 3D di gioielli al mondo, e questo possiamo dirlo anche con un certo orgoglio. E nasce come una piattaforma digitale attraverso la quale gli utenti possono anche tranquillamente dal loro smartphone creare dei gioielli personalizzati dall'anello celebrativo più articolato e più elaborato alla semplice collana con nome, con il proprio nome in traforo oppure anche magari inciso. È un progetto sul quale abbiamo sempre creduto tantissimo, ed è un progetto che sta crescendo anno dopo anno e sta veramente raggiungendo degli ottimi, ottimi risultati. Siamo molto orgogliosi di questo. E ecco, diciamo che è nato solo, cioè prima è nato come configuratore, una possibilità, ecco, prima è nato come una sorta di digitalizzazione di quello che era la presa d'ordine cartacea. In verità c'è dietro una stack tecnica che ci permette anche di ottimizzare tutto quello che è il flusso poi di gestione dell'ordine e di realizzazione del gioiello. Dal progetto finale che l'utente configura sul sito nasce un file 3D che viene rielaborato, viene messo in macchina, viene creato il prototipo e ovviamente poi viene rifinito il gioiello, viene realizzato e rifinito nei nostri laboratori, il tutto da pochi click fatti online. Su quali canali e strumenti si basa la vostra strategia digitale? Allora, un po' per attitudine abbiamo sempre cercato di sperimentare quanti più canali possibili. Questo sia per migliorare quella che era la nostra visibilità, sia comunque per ottimizzare quello che era il nostro media mix. Parte fondamentale sul quale si è basato un po' tutto, diciamo che è stata la presenza organica sia sui motori di ricerca, quindi comunque con ottimizzazione SEO, che con l'introduzione e lo sviluppo, cioè lo sviluppo, l'ottimizzazione di piattaforme quali Google My Business, sia poi la presenza organica sui social. Social sono sempre stati il nostro principale fin dall'inizio canale di comunicazione con quella che era la nostra audience, ma poi appunto con gli investimenti in ADV sono stati anche il nostro primo canale di acquisizione. Abbiamo testato un po' tutte le piattaforme, abbiamo provato a fare marketing con Criteo, cosa che però poi abbiamo accantonato, abbiamo attivato altri canali social, ADV su altri canali social che però non ci davano la risposta che volevamo, e sì, a volte è vero, siamo andati un po' con dei test che però non hanno avuto grande, grande successo, però è giusto testare, è giustissimo sperimentare, soprattutto nel digital. Attualmente diciamo che il grosso degli investimenti che facciamo per quanto riguarda l'ADV
La maggior parte del budget viene allocato sul mondo Google Ads, più o meno in tutte le sue forme. Utilizziamo ovviamente la search, shopping, campagne Google Discovery e YouTube anche. Non è una campagna always on, ma nel caso di lanci particolari viene sempre inserito. Continuiamo a utilizzare molto i canali advertising dell'ecosistema Meta, Facebook, soprattutto su Instagram. Per la parte più alta del funnel gestiamo delle campagne in programmatic, le gestiamo noi direttamente grazie ad Adform. E ovviamente e stiamo potenziando molto, soprattutto in quest'ultimo anno, le nostre campagne su CRM. Questo ci serve anche e soprattutto per offrire un'esperienza migliore ai nostri utenti, sia online che in store. Stiamo implementando un programma di loyalty, anzi, abbiamo lanciato il nostro Club 925. E più o meno direi che sono questi i principali canali al momento. Poi domani, chissà. La 25 è presente e molto seguita sui social. Quanto influisce l'attività di social media marketing sul vostro successo? Molto, è sempre stato uno dei nostri principali canali di comunicazione e credo che continuerà ancora ad esserlo. Apprezzo tantissimo il contributo che danno i social, che dà la nostra fan base sui social, non tanto per una questione di semplice riscontro termini di KPI, notorietà o cose del genere, più che altro per l'apporto che danno alla nostra crescita, soprattutto in termini di feedback, che ci arrivano, di spunti, di idee, tutti stimoli che ci permettono di crescere e di migliorare sia per far crescere 925, ma sia soprattutto anche per offrire un servizio migliore a quello che sono i nostri clienti. Per quanto riguarda invece le collaborazioni con i brand e con gli influencer, quanto sono importanti e utili per voi? Allora, per noi collaborare con artisti, brand e influencer, è per lo più un piacere. Perché è un momento molto importante di contaminazione e scambio creativo di idee. Vediamo spesso dei progetti che nascono appunto da delle collabo, che sono magari all'inizio, delle idee che magari il partner non sa neanche se sono fattibili da realizzare. È bellissimo vedere che poi queste idee riescono a nascere, a concretizzarsi in qualcosa di tangibile e soprattutto che poi ha molto spesso un ottimo riscontro sul pubblico. Sicuramente sono un ottimo volano anche per appunto la notorietà del brand. Alcune di più, alcune di meno, bisogna ammetterlo, però sono sempre un momento molto importante di crescita, soprattutto per noi. Inoltre avete iniziato anche ad espandervi aprendo dei negozi all'estero. Quali sono quindi gli obiettivi e i progetti futuri di 925? Abbiamo degli store in Svizzera, abbiamo degli store, uno store a Ibiza. Molto probabilmente tanti altri nel resto d'Europa e anche forse oltreoceano arriveranno. Sicuramente per l'anno prossimo prevediamo comunque di consolidarci sul mercato italiano.
sta per aprire un nuovo store quest'anno, ma tanti altri ne seguiranno, sta per aprire un nuovo store a Firenze. Questo per quanto riguarda la rete retail. Sul digital abbiamo ambizioni che vanno ben oltre i nostri confini. Abbiamo iniziato ad esplorare il mercato europeo, alcune zone del mercato europeo, Francia, Spagna, UK, la stessa Svizzera, Germania. Questo dall'anno scorso. Puntiamo a lavorare molto con il nostro e-commerce per espandere quello che sono, per espandere quelli che sono i nostri confini. E poi, appunto, è una cosa che potrebbe dar vita anche ad altre aperture fisiche in regioni che performano molto bene. Lorenzo, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, per averci raccontato di 9.25 e ti auguro una buona giornata e una buona continuazione di lavoro. Grazie mille, Melanie, grazie a tutti. A presto.